Ciao, sono Fabio Rifici di Microtech e oggi siamo qui per presentare il nuovo ETAB Pro. ETAB Pro è un prodotto italiano realizzato da un'azienda italiana che si chiama Microtech. Microtech è attualmente l'unico produttore di dispositivi mobili nazionale che disegna, progetta e realizza alcuni tra i dispositivi più innovativi e versatili presenti sul panorama nazionale. Nel DNA di Microtech in qualche modo c'è il cromosoma dell'innovazione. Abbiamo proposto nel 2015 la tecnologia Dual OS in Italia per primi su ETAB 3G, oggi riproponiamo un'evoluzione di questo concetto su ETAB Pro. Il nuovo ETAB Pro è un prodotto incredibile. Si tratta di un dispositivo 2-in-1, quindi un tablet dotato anche di tastiera e varie modalità di aggancio alla tastiera. È possibile usare il prodotto in modalità notebook, come stiamo vedendo ora. È possibile con un semplice gesto staccarlo e usare il prodotto in modalità tablet, oppure è possibile usarlo in modalità tenda, ad esempio per avere un comodo appoggio per la visione di contenuti video, di foto, di un film, o ancora in modalità schermo, se non si sa dove lasciare la tastiera, ad esempio. Quindi sicuramente vari profili d'utilizzo e varie possibilità di impiego nei settori più svariati. ETAB Pro è un dispositivo realizzato interamente con una lega di alluminio e magnesio, è un prodotto che ha un peso abbastanza contenuto, circa 560 grammi, è uno spessore davvero estremamente sottile, parliamo di soli 8,5 mm, poco più di 8,5 mm. È un prodotto che è realizzato con questo profilo smerigliato, vedete che ne impreziosisce la silhouette sia sulla parte tablet che sulla parte tastiera e touchpad, vedete? È un prodotto non soltanto solido, robusto e leggero, ma anche bello da vedere. Abbiamo integrato in ETAB Pro alcune fra le tecnologie più utili e più recenti di cui i nostri utenti, i nostri clienti potrebbero aver bisogno. C'è un pannello Full HD con una risoluzione 1920x1200 e una luminosità fino a 350 nits. C'è un digitalizzatore attivo integrato nel pannello che supporta fino a 512 livelli di pressione della mano e ancora abbiamo integrato un pannello touch con la tecnologia glass on glass, cioè vetro più vetro, che si discosta parecchio dalla diciamo più obsoleta glass più plastic, quindi vetro più plastica, perché offre una maggiore resistenza nel tempo e una sensibilità migliore ai bordi dello schermo, soprattutto quando usata in combinazione con la penna stilo E-Note. Il tablet è costruito a partire da un processore Intel, si tratta di un processore appartenente alla famiglia Atom, Atom X5 per la precisione, è un processore realizzato con un processo litografico a 14 nanometri, quindi consuma davvero poco e offre delle prestazioni che nell'ambito della grafica 3D possono arrivare fino al doppio, ad essere fino al doppio rispetto alla precedente generazione. Questo processore è affiancato da ben 4 GB di memoria DDR3, che su un dispositivo 2-in-1 non sono assolutamente pochi, e da una capacità di archiviazione di 64 GB, ai quali si possono aggiungere fino a ulteriori 128 GB tramite delle comunissime micro SD, delle comunissime memorie micro SD. Abbiamo una
ampie possibilità in termini di connettività. C'è una Wi-Fi 802.11ac, c'è la connettività LTE con supporto fino a 12 bande, quindi è una connettività di tipo worldwide. Abbiamo ancora un ampio numero di porte presenti sul lato del dispositivo. C'è anche il jack audio, tra l'altro. Abbiamo la porta micro HDMI, la porta micro USB, la porta USB Type-C basata sullo standard 3.0 e che offre dunque supporto al trasferimento dati veloce e contemporaneamente alla ricarica veloce. In circa 3 ore e mezza la batteria di Etab Pro si ricarica. E poi abbiamo lo slot per le memorie micro SD e nella variante LTE abbiamo un ulteriore slot, qui non presente, per la micro SIM. Ancora c'è una tastiera, come dicevo, si chiama e-keyboard, la possiamo vedere per esempio posteriormente e possiamo vederla lateralmente. Questa tastiera offre due porte USB di dimensioni naturali e quindi la possibilità di connettere delle periferiche, magari anche un mouse o una stampante o qualunque sia l'esigenza dell'utente, purché compatibile con lo standard USB. Offre un ampio touchpad multitouch con supporto alle gestures. E ancora, vera chicca di questa e-keyboard, il lettore di impronte digitali, peraltro davvero immediato, molto facile da usare, compatibile con la tecnologia Windows Hello, presente ad esempio nel recente Windows 10 Anniversary Update. Questo lettore di impronte digitali rende possibile l'uso dell'impronta in luogo della password o del PIN e risulta essere davvero molto comodo per tutti quelli che, come me, ad esempio, odiano le decine e decine di password necessarie per accedere ai vari siti web che visitiamo oggi. Abbiamo ancora una penna a stilo, come dicevo poco fa, si chiama Enote, è una penna attiva, dicevo che supporta fino a 512 livelli di pressione della mano e offre anche la possibilità essere usata in modo del tutto naturale senza necessariamente tenere strane posizioni della mano, ma potendo appoggiare il palmo della mano, perché lo schermo di Etab Pro riconosce l'avvicinarsi della punta di Enote e quando Enote è presente è tenuta in mano e si avvicina allo schermo, non viene generato naturalmente il tocco, ma semplicemente il tratto della penna. Quindi è possibile scrivere in modo assolutamente naturale. Per quanto concerne la parte software, Etab Pro è disponibile con Windows 10, con Windows 10 Home, Pro, oppure anche con Android Lollipop in questo momento e più in là eventualmente Android Marshmallows. È disponibile anche con RemixOS da solo o in combinazione con una delle versioni di Windows 10 che già abbiamo citato prima. Per cui è possibile avere una combinazione di Windows più Android o di Windows più Remix. Che cosa sia Windows e cosa sia Android è già noto a tutti, però vale la pena spendere due parole su RemixOS. RemixOS è un sistema operativo completamente basato su Android che rispetto ad Android, diciamo, alza un po' l'asticella e porta l'esperienza di un vero desktop nel corpo di un tablet e che quindi è perfetto per un utilizzo combinato come potrebbe essere quello di un 2 in 1. RemixOS offre degli elementi chiave che ricordano molto da vicino Windows, come per esempio la taskbar, sulla quale è possibile collocare per esempio delle app ed averle disponibili a prescindere dalla schermata in cui ci troviamo. Questa taskbar
ci dà anche la possibilità di attivare il menu Start, quello che in Windows è conosciuto come menu Start, e qui ritroviamo tutte le app installate sul dispositivo che possiamo ordinare in vario modo, o eventualmente dal menu Start possiamo scegliere di andare in modalità standby, di riavviare il nostro Tab Pro, di spegnerlo, oppure, se è presente anche l'installazione di Windows, di passare a Windows direttamente da Remix, senza complicate procedure o operazioni. È possibile anche aprire delle app e ridurle a icona, oppure aprire delle app, come potrebbero essere queste due, e passare dall'una all'altra semplicemente con un tap. Per chiudere le app è tutto estremamente facile, visuale, vedete, è molto facile, ed è ancora possibile aprire le app in finestra. Remix supporta Microsoft Office, vedete, abbiamo in questo caso Word, Excel, OneNote, PowerPoint ed Outlook. Io potrei aprire Word, ad esempio, come ho appena fatto, e magari aprirlo in finestra in questo modo. Naturalmente è possibile col touchpad ridimensionare questa finestra. Scusate, ma devo mettere questa mano chiedo scusa per un istante, lo so. Ok, è possibile ridimensionare la finestra e anche aprire contemporaneamente delle altre app. A schermo intero, oppure in finestra. Vedete, è tutto molto semplice. Io adesso sto aprendo più app, o magari app e cartelle contemporaneamente, o app e menu Start e cartelle contemporaneamente. Questo è vero multitasking, il multitasking portato per la prima volta in ambiente Android in modo efficiente. Naturalmente, sempre dalla taskbar, ci sono i toggles, che sono le impostazioni rapide, e uno di questi mi è molto utile in questo momento, è il Task Manager. Vedete, è possibile vedere la quantità di memoria occupata e semplicemente facendo un clic su pulizia della memoria, le app che erano in background vengono chiuse, tranne in questo caso Excel, perché lo stavamo usando. Quindi è tutto estremamente semplice, easy to use. Dai toggles è possibile effettuare delle operazioni rapide, come diminuire o aumentare la luminosità, diminuire o aumentare il volume, o visualizzare semplicemente lo stato di carica della batteria o il calendario, o anche vedere le notifiche, o magari effettuare una cattura dello schermo in modo semplice e rapido. È possibile, vedete, effettuare una cattura, condividerla davvero in pochi istanti, magari tramite Gmail o tramite qualunque altra app, e inviarla al nostro destinatario. In 3 o 4 tap abbiamo effettuato una cattura dello schermo e l'abbiamo condivisa con qualcun altro. Quindi è davvero easy to use, molto facile. E ancora abbiamo un menu impostazioni completamente disegnato in material design, è tutto piatto, come potete vedere, bello, essenziale ed estremamente semplice da usare. Sicuramente il mantra di Remix è la semplicità. Remix è anche un sistema che è perfettamente compatibile in questa nostra declinazione con il Google Play Store, per cui è possibile scaricare fino a 2 milioni di applicazioni presenti nel più grande negozio di applicazioni del pianeta. Google Play Store offre svariate possibilità e consente di estendere l'utilizzo dei tab in contesti differenti. Abbiamo ancora l'app Customer Manager, che Microtech preinstalla su tutti i propri dispositivi,
e che consente all'utente di gestire il post vendita del suo prodotto, di effettuare domande ai nostri ingegneri ed avere un filo diretto con Microtech. L'app è scritta in italiano, in inglese e in tedesco, quindi anche per i clienti internazionali. Questo è Remix OS e questo è Tab Pro. In questo momento è presente nella versione 2.0. non appena avremo a disposizione Marshmallows su Tab Pro, naturalmente cominceremo a lavorare sulla versione 3.0 di Remix OS. È presente in ultimo un tasto Soft Touch che consente di tornare alla home screen semplicemente con la pressione del tasto. Quindi è tutto pensato e progettato per rendere diciamo semplice la vita dell'utente. Questo è Remix OS su Tab Pro. Tab Pro ha un costo diverso in funzione della versione. Ci sono due versioni di Tab Pro, c'è Tab Pro Wi-Fi e Tab Pro LTE. La versione Wi-Fi che viene venduta pacchettizzando separatamente, diciamo, i vari prodotti, quindi solo il tablet, solo la tastiera e solo la penna stilo. La versione Wi-Fi ha un prezzo di partenza di 299 euro, IVA e trasporto inclusi, mentre la tastiera e keyboard con il touchpad multitouch e il lettore di impronte digitali ha un prezzo di 59 euro IVA inclusa. La penna stilo e note con supporto fino a 512 livelli di pressione della mano e supporto anche alla firma grafometrica, ove le applicazioni utilizzate lo consentano, ha un costo di 39 euro IVA e trasporto incluso. Nella versione LTE e Tab Pro invece ha un prezzo di partenza di 379 euro, IVA e trasporto inclusi, e rimangono immutati i costi degli accessori. È possibile anche estendere la garanzia di 24 mesi fino a ulteriori 36 mesi. I 24 mesi già inclusi nel prezzo sono erogati nella modalità pick up and return, quindi Microtech in caso di problemi invia un corriere comodamente a casa del cliente per effettuare il ritiro, e la riconsegna del prodotto è garantita entro 5 giorni lavorativi, che è un servizio assolutamente eccellente. Tutto a spese dell'azienda, il cliente non spende un centesimo per questo. È possibile anche acquistare un coupon per l'assicurazione casco per 12 mesi che copre da qualsiasi tipo di danno, anche accidentale, che venisse causato al prodotto. Questo è quanto. Data d'uscita? Il prodotto è disponibile in prevendita da oggi con data di consegna a partire dal 26 settembre, quindi 13 giorni a partire da oggi.